Ci sono voluti 12 anni prima che Renzo Martinelli riuscisse nell'impresa di portare al cinema la storia dell'altro 11 settembre. Ma non il tuo. Un grande sacerdote cristiano. Pregate il Signore perché infonda nei vostri cuori la forza. L'11 settembre 1683 partì la controffensiva con la quale le truppe dell'imperatore asburgico Leopoldo I e del re Jan Sobieski di Polonia, alla guida della Lega Santa, sbaragliarono l'esercito musulmano del Gran Visir Kara Mustafa dopo 2 mesi di assedio alle porte di Vienna, evitando il trionfo dell'Islam e la sottomissione dell'Europa cristiana. E poi scendere col mio esercito. Figura fondamentale è quella di Marco Daviano, un frate predicatore taumaturgo di origini friulane che nel corso di questi eventi che hanno cambiato la storia si erge a grande difensore della cristianità. L'Islam vuole il dominio del mondo e sa quando è il momento. L'ambizione da colosso all'epico cinematografico si scontra con evidenti limiti produttivi che condizionano pesantemente il risultato, anche in termini di scelte narrative. Ricordate le mie parole! Voi oggi non... Il regista predica l'urgenza della riaffermazione della matrice cristiana dell'Europa e della necessità di ribadirne i valori e l'identità contrapponendola a quella islamica, ma rischia in questo modo di produrre un manicheismo evidente più o meno volontario. L'11 settembre 1683 è un film che non riesce proprio a restituire emozioni e a risultare credibile nei volti, nei dialoghi, nei paesaggi e nelle motivazioni e lascia purtroppo indifferenti. 11 settembre 1683. Il primo 11 settembre, 300 anni fa. Un film di Renzo Martinelli, dall'11 aprile al cinema.